Buongiorno a tutti. Allora, ho un po' di timore a fare questo video perché, ecco, perché io non ho, ora vi spiego, questo è il video sulle supposizioni che avete su di me. Ho lanciato la domanda su Instagram, sono Vaxl2007. E mi avete risposto più di quanto pensassi, sinceramente, solo che per non perdere il filo, io non ne ho aperta neanche una delle vostre domande o supposizioni. Quindi le andremo a vedere in questo momento insieme e non vorrei che ci fosse qualcosa di spiacevole. Poi lo sapete, sono leggermente presuntuosa. Scusate, c'è il cielo nero ed è arrivato un fascio di luce. Mia madre lo chiamava l'occhio di Dio. Poi dici come sei cresciuta tu così. Comunque, siamo pronti. Io non so se direi Nick perché non so, non ho specificato se volevate saperli o meno. Adesso vediamo. Serena dice, dai, diciamo almeno un mezzo Nick. Serena dice che sei una persona per bene e una brava mamma. Allora, che sono una persona per bene, cerco di esserlo e vabbè, è tutti mo'. Che sono una brava mamma, mi sento inadeguata per il 99,9% del tempo. Se si dice che fare la mamma è il mestiere più difficile del mondo, un motivo c'è. E credetemi, non è uno di quei lavori per cui alla fine delle tue 8 ore, 10 ore, 15 ore di lavoro stacchi, non stacchi mai, perché la tua testa è in continuo pensare e ripensare. Stanno bene? Ho risposto in maniera corretta alla domanda che mi hanno fatto? Sono serene, sono tranquille, voglio che abbiano un bel ricordo di una bella infanzia. Oggi ho perso la pazienza, non avrei dovuto, dopo chiedo scusa. Insomma, non è semplice proprio per niente. Ci si prova tutti i giorni, però, insomma, si cerca di fare del nostro meglio. Tanto, dopo tutto, arriverà l'adolescenza e mi odieranno comunque. Poi, Anna dice, ah no, mi ha solo applaudito. Ciao, ciao. Poi. Aspettate un attimo. Allora, questo lo devo dire. Un'altra ragazza mi ha risposto: Vale, dove lo scriviamo? Manca la casella. Cioè, potevate scriverlo semplicemente rispondendo. Non ho capito. Oddio, spero che non tutti i messaggi siano così, se no altrimenti siamo qui a. Vabbè, abbiamo risposto a una domanda. Una supposizione. Allora, questa ragazza che si chiama Manuela, Julio, che uomo meraviglioso. Non commento mai mai, ma ci sono sempre, fammi pensare. Ah sì, non avevi ancora le gemelle, si parlava solo di make-up e continua a esserci. In silenzio, ma ci sono. Sei genuina, niente di finto o costruito. Niente addobbi prima di girare un video. No, effettivamente. Lucio filtri, niente marchette occulte a parte quelle per il signor Vasa. Sì, quella per il signor Vasa. No, no, quella non è una marchetta, è proprio adescamento alla prostituzione. Perché io farei qualcosa. No, detta così suona veramente molto sbagliata. Però voglio dire, una collaborazione col signor Vasa sarebbe meraviglioso. È vero, non preparo i video. Non preparo i video, cerco di darmi. Ma lo vedete da poco, perché poi nei miei momenti un po' più bui me ne sono anche fregata. Se avevo voglia di fare un video in pile lo facevo, e lo farò, però non metto luci, non metto filtri, non metto le caselline su Instagram per fare la domanda, perché
Fondamentalmente YouTube non è un lavoro per me. Per un periodo ci ho pensato, ho detto magari lo diventerà se ti impegni, però ho visto che non mi ci impegnavo, quindi forse non era quello che volevo realmente e alla fine l'ho preso come un hobby e da quando l'ho preso come un hobby io mi diverto molto di più e devo essere sincera, sto anche molto meno attenta a quello che dico, nel senso che mi sbottono un po' di più, mi diverto un po' di più, mi sono stancata un po' di essere politicamente corretta. Devo essere sincera. Poi, se voi volete una challenge in cui io mangio roba rosa tutte le 24 ore, fatemelo sapere. Grazie, Emanuele. Poi, Tiziana, che sei una brava donna e mamma di oggi, che ogni giorno si destreggia tra spesa, cucina, pulizie, lavoro e soprattutto a crescere ed educare nel migliore dei modi due bambine belle e intelligenti, con un pizzico di vanità e di leggerezza che non guasta. Sì. Diciamo di sì, è vero, faccio il giocoliere. Vanità, però in questo periodo in particolare non mi appartiene molto. Cioè, cerco di darmi un aspetto presentabile, però non mi sento bella. Ecco, non mi sento bella, non mi sento a mio agio con me stessa, col mio corpo, con una serie di difetti che ho, sia fisici che psichici. Però, insomma, no. Allora, io non aspettate un attimo. Ok, vado avanti. Penso che sei una donna assolutamente normale, ma Marica, ma come ti permetti? Io sono regina. Con una normale routine familiare non costruita, ma una donna, mamma, moglie normale assolutamente come noi. Sì, sono noiosamente normale, ma sotto sotto penso di essere tendenzialmente una pazza isterica. Sì. Le mie sfuriate da pazza isterica ve le può dire solo mio marito. E pochissime persone che mi conoscono, però sì, sono normale. Che cos'è la normalità, Dio santo? Sì, non ho chissà che caratteristiche straordinarie, a parte il fatto di essere illuminata da Dio in quanto regina. Allora, Nuria, avevo letto Nutria, scusami. Che poi mi sarebbe piaciuto da matti, adoro le nutri. Io penso sia difficile fare supposizioni su di te, ti percepisco molto genuina e quindi penso che sappiamo già molto, ma ovviamente non tutto, sul tuo carattere e sulle tue fissazioni. Non in senso negativo, ognuno ha le sue, io per prima e pure troppo. Un bacio, cara Vale, ti seguo da quando hai aperto il canale e non mi stanco mai di farlo, anche se spesso ci dividono alcuni argomenti, mi rilasso sempre quando ti guardo, mi dai un senso di quiete. Questa è una cosa che mi viene detta spesso, che io rilasso. E mi sembra così strano che una persona ansiosa, patologica, riesca a rilassare qualcuno. Mi sembra così buffo. Sì, sono genuina, cerco di esserlo. Di certo non sapete molto della mia vita. Diciamo che conoscete una buona metà. Ci sono tantissime cose di cui non ho mai parlato, ci sono tantissime cose che non vi ho mai fatto vedere. Voglio dire, questo è anche normale. Un certo distacco ci deve essere perché come insomma, si dice, come è risaputo, voi mi vedete, io non vedo voi, quindi io non so chi c'è dietro al computer che mi sta guardando. E questo ha portato a tutta una serie di decisioni, come quella di limitare anche la presenza delle bambine che vorrebbero essere due youtuber affermate, ma a cui viene negato la cosa. Vediamo, aspettate. Ok, vediamo se c'è questo. Allora, Giusy dice: Vale, sei stata una scoperta per me 3-4 anni fa. Cosa penso? Che sei una mamma che si divide egregiamente tra lavoro, casa e figlie. Egregiamente è un parolone. In tante cose ed eventi rivedo
Me in te, la perdita dei genitori, il voler combattere e abbattere l'obesità. Io cerco ancora di sconfiggerla seguendo una dieta rigorosa che finora mi ha fatto perdere 22 kg. Complimenti, vedo una donna normale, non artefatta, non volgare, l'amica che tutte vorremmo. Grazie, è un bellissimo complimento sentirsi dire l'amica che tutte vorremmo. Io sto cambiando molto, ero molto incentrata su me stessa e molto egoista, anche fino a un paio di anni fa, un annetto fa. Sto rivedendo molto e sto lavorando molto su quello che è il mio essere, il mio rapportarmi anche agli altri, l'imparare ad ascoltare di più e a stare più zitta. Ma è dovuto a un carattere che è fatto fondamentalmente così, per cui io devo riempire i silenzi e quindi magari tendo a e mentre magari la persona di fronte a me vorrebbe dirmi qualcosa, ecco. No, non sono artefatta, non sono artefatta. Spesso vorrei avere più la faccia di tolla. Cioè, vorrei avere più la faccia tosta, spesso non riesco nemmeno a rispondere a commenti o a cose che mi si dicono, non riesco a tenere il punto. Ecco, io sto lavorando anche su quello. Comunque, grazie, Giusy. Isinica mi dice: sei una super mamma, donna bella, intelligente, iperironica. Grazie, ma è bello però. Adesso arriverà il commento quello tipo, veramente ci hai rotto tre quarti, sono 10 anni che stai qui sul tubo, liberaci della tua presenza. No, io vi ringrazio, io cerco di essere iperironica, ragazze, perché come si suol dire a un certo punto della vita, o bere o affogare. Quindi preferisco cercare di fare dell'ironia che spesso maschera molto insicurezze oppure periodi così. Poi ci sono dei giorni, ragazze, che sono veramente molto molto giù ed è l'unica cosa che mi frena dal divano coperta e Netflix mangiando schifezze tutto il giorno e piangendo sono le mie figlie che veramente sono state una benedizione perché con loro lo vedono, loro lo sentono, però tu devi cercare comunque di apparare la situazione in qualche modo. Quindi loro sono lo sprone più grande, che ci sia. Poi, vediamo se viene troppo. Sei una persona molto riservata, se ti apri con qualcuno del tuo cuore, hai poche amicizie ma buone, fai distinzioni tra amicizia e conoscenza, mi dice Deborah. Oh, scusate. Catherine, ti vendo. Allora, sì, sono abbastanza riservata. Le mie cose, quelle proprio intime, 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 le saprà una barra due persone. Ci sono delle cose che neanche mio marito sa, e credo che all'interno di un rapporto di coppia sia giusto anche così. Che si abbiano dei segreti, che si abbia anche del pudore ancora, che si abbia una certa riservatezza. Ve l'ho detto, sono una donna tendenzialmente degli anni 50, con l'emancipazione dei diritti, però. Sono sì, ho pochissime amicizie, quelle con la A maiuscola, ho abbastanza conoscenze con cui mi diletto a chiacchierare, mi sbottono solo su quello su cui mi voglio sbottonare. Anche se ultimamente tendo a dare più chance, dai una chance, e quindi cerco di fidarmi di più delle persone, magari raccontando a qualcuno qualcosa. CCLO trattino basso de mi dice: nonostante tu faccia video da anni, credo che tu sia una persona fondamentalmente timida. Sì, io sono estremamente timida, non solo. Dovete sapere che fino a qualche anno fa, prima di entrare in un negozio, io controllavo di avere in borsa il portafogli. Anche se dovevo soltanto guardare, cioè, oppure non c'entravo. Adesso no, adesso entro se mi chiedono signora ha bisogno, io dico signora chi? E poi dico no, grazie, do solo un'occhiata. Ma prima era ogni volta che dovevo. Adesso lo faccio soltanto per alcune cose, cioè quando devo fare qualcosa che va oltre la mia routine.
mi chiudo a riccio, mi intimidisco molto, mi immagino scenari, sono molto fantasiosa. Mi faccio dei film mentali che Oscar, levati, ho una serie di statuette nell'armadio, però sì, fondamentalmente sono timida, è vero. Un'impressione che ho avuto di te, dice Luisa, ti viene difficile fare nuove amicizie perché sei molto riservata, le amicizie hai però sono della vita, ci ho preso un bacio Reggi. Vaxelina non si può sentire, effettivamente. Allora, sì, ripeto, è vero, le amicizie sono per la vita. Voi contate che 2/3 delle mie amiche sono amiche mie da quando le nostre madri erano incinte. E poi siamo andate all'asilo insieme e poi abbiamo iniziato, cioè, quindi. Poi. Ivana, io penso che tu non abbia mai fatto errori grossi di cui vergognarti, ma penso anche che tu non sia una donna che giudica in modo duro gli errori altrui. Allora, Ivana, no, io ne ho fatti di errori gravi, che io reputo gravi, eh? Magari se te li racconto mi dici, vale, ma che dici? Però no. Per quanto riguarda il giudizio, allora, no, ne ho fatti di errori, ne ho fatti di errori, ne continuo a fare di errori e cerco di limitare la portata dell'errore, però sì, grandi, grandi, qualcosa sì, qualcosa di cui avere rimorsi ne ho. Per quanto riguarda, cioè, non è che vado a sgozzagattini, cioè, non prendete con le pinze quello che sto dicendo. Non sono una donna che giudica in modo duro gli errori altrui. Prima lo ero. Prima ero molto più o tutto bianco o tutto nero. Adesso mi cerco di immedesimarmi. Proprio perché sto veramente riflettendo su come sto cambiando io con l'andare avanti dell'età, cerco di immedesimarmi. Quando sento una cosa non rispondo più di getto, almeno la maggior parte delle volte non rispondo più di getto, ma rifletto un attimo. E devo essere sincera, mi mordo molto la lingua e poi col senno di poi mi rendo conto di aver fatto bene a mordermela. Arriviamo a 20 minuti e poi basta. Sei una persona che si arrabbia difficilmente, ma quando capita so dolori, dice Cadiamic, me ne ha fatte due di supposizioni. No, io sono una persona che prende fuoco velocemente, è per quello che mi mordo la lingua adesso la maggior parte delle volte, perché mi rendo conto che sono molto, molto. Io sono Scorpione ascendente Scorpione e per quanto io non creda all'oroscopo, è così, noi siamo sanguigni, noi prendiamo fuoco immediatamente, siamo pieni di pathos e passione, voglio dire. Sei una persona che fa fatica a chiedere aiuto, ma molto disponibile a darlo se si accorge che qualcuno ne ha bisogno e se le viene chiesto. Hai dato un profilo quasi perfetto. Chiara dice: non è facile questo video. Che sei super simpatica. Sì, no, sì, questo lo potete dire voi. Io credo di essere simpatica. Mio marito è una cosa che dice sempre di me: che il fatto che io lo faccio ridere, che non so se fondamentalmente sia una cosa proprio del tutto positiva, però le bambine ridono quando stanno con me, quando faccio le facce, quando invento le filastrocche, la canzone per andare a scuola, la canzone per lavarsi i denti, tutte cose per fargli perdere meno tempo possibile. Cioè, cerco di essere simpatica, devo essere sincera, perché tendenzialmente cerco l'approvazione degli altri, mi piace che gli altri vadano d'accordo con me, non sopporto i conflitti. Poi, oddio, quante sono? Nambullen 1907.
1907. Cara Valentina, la vita di paese ti sta stretta, rimpiangi la città e gli stimoli a lei connessi, ma l'amore per tuo marito e la tua famiglia ti ha condotto alle tue scelte che hai fatto e ti ha resa la donna che sei, profonda e ironica. Un abbraccio da amica virtuale ma molto affezionata. Ti ringrazio perché il tuo nick lo conosco benissimo. E sì, un po' mi sta stretta la vita di paese, anche se in certi momenti mi piace l'uscire di casa, il conoscere tutti, il poter lasciare certe volte proprio la macchina aperta, il poter vivere in maniera un po' più tranquilla, non perché io sia a Babylandia, però insomma la vita di paese sì, ha i suoi pregi, la conoscenza, quindi se hai bisogno di chiedere aiuto sai a chi la gente si mette a disposizione, se hai bisogno di fare qualcosa, però c'è anche il contro. Tutti ti conoscono, io mi ricorderò sempre che una volta ho parcheggiato non avendo visto il divieto che quella zona era adibita soltanto ai condomini, mi hanno citofonato a casa chiedendo di spostare la macchina e mi sono venuti i brividi perché ho pensato, questi non so chi sia, ma mi conosce, conosce la mia macchina, conosce dove vivo. Quindi quello mi ha fatto un po' a ghiaccio. Oddio, 20 minuti, ma ce ne sono altre tantissime, ce ne sono. Facciamo così, giro una seconda parte perché sennò il video può risultare troppo noioso e poi non so quando la caricherò. Ci vediamo al prossimo video.